Cari amici di Media Time Network, ciao da Antonella Salvucci e benvenuti ad un altro entusiasmante appuntamento con 3 domande a, il nuovo format dedicato al successo. Noti personaggi dello spettacolo scelti da voi ci racconteranno la loro ascesa professionale rispondendo a 3 domande. Il passo decisivo verso il successo. Un momento critico della carriera. Un progetto non ancora realizzato. Il protagonista di questa puntata è un attore completo a 360 gradi. La sua carriera ha infatti spaziato dal cinema al teatro alla televisione. Molti lo ricorderanno nel ruolo del tenente dell'esercito nel film diretto da Marco Risi, Soldati 365 all'alba. Ma poi è diventato un idolo televisivo partecipando da protagonista a fortunate serie TV come Amico mio, Un prete tra noi, Il commissario e Giovanni Falcone. Abbiamo l'onore di rivolgere 3 domande a Massimo da Porto. Il passo decisivo verso il successo, ce ne sono stati un paio di passi decisivi. Il primo è stato quando sono stato scelto da Ettore Scola per fare il film La Famiglia, che era un film corale con tanti attori che alcuni già di grande nome come Gassman, Noiret, La Sandrelli, altri che erano dei giovani che si affacciavano per la prima volta nel grande schermo cinematografico, tipo Sergio Castellitto, Atina Cenci, Ricky Tognazzi. E quello fu un bel salto di qualità per quanto mi riguarda, perché io ero diventato un routinier prima del teatro e poi del doppiaggio. Fui preso da Scola attraverso un provino che andò molto bene e là mi cambiò la vita artisticamente. L'altro passo importante fu quando nel 92-93 fui scelto da Achille Manzotti per fare Amico mio, che era una serie televisiva di grossissimo successo, quando le serie televisive raggiungevano e superavano i 10 milioni, insomma, che non c'era tanta offerta come adesso. E poi ho continuato per diversi anni con queste serie televisive che mi hanno dato molta popolarità, ma il successo vero e proprio io penso che me lo stia dando il teatro, che poi è il riassunto un po' del mio lavoro televisivo, cioè il pubblico viene a teatro perché per un fatto di curiosità, anche questo agli inizi, e poi ha visto delle qualità come attore, insomma, che sono interessate molto al pubblico e mi ha decretato in questo caso un bel successo che porto avanti ancora adesso, e porto avanti il successo teatrale assieme alla popolarità televisiva. Ultimamente mi è capitato un periodo critico perché mi sono viziato, mi hanno viziato a lavorare quasi per 360 giorni l'anno, diciamo 360 un po' troppo, ma almeno un 300 sì. E invece da un paio d'anni, per quanto riguarda la televisione, un po' mi sono messo io in contrasto perché ho visto che le sceneggiature sono molto carenti. E di conseguenza sento lavori televisivi in cui gli attori parlano velocissimi, le nuove generazioni parlano in un modo velocissimo, non si capisce spesso quello che dicono, e io penso che ci sia stato un accordo tra gli attori e gli sceneggiatori, e hanno pregato gli attori di non far capire parlando molto velocemente le stupidaggini che gli sceneggiatori riescono a scrivere. Comunque un po' mi sono messo io in contrasto. Un po' non ci sono delle storie che possano interessare veramente non soltanto gli spettatori, ma anche noi che poi dobbiamo portare sul piccolo schermo queste storie. Per cui diciamo che mi sto riversando totalmente sul teatro da un po' di tempo, appunto il teatro mi dà delle grosse soddisfazioni, e se mi capiterà qualcosa di valido per quanto riguarda la televisione non è che mi tirerò indietro, ecco. Ma io non ho mai avuto periodi di crisi per un semplice motivo, che sono molto ottimista e so che c'è una parabola ascendente e discendente nella vita di tutti noi, non soltanto degli attori, ma di qualsiasi altro mestiere se uno abbia intrapreso nella propria vita.
Altri progetti che io proietto in un futuro prossimo, oppure insomma si vedrà quello che succederà, perché io vado avanti con il mio lavoro come attore. È chiaro che facendo questo mestiere la maggior parte di noi attori spera prima o poi di andare dietro una macchina da presa come regia, e avendo una storia da raccontare. Io ho delle storie da raccontare, come se fossero il mio compito scritto. Dopo aver fatto tanto orale come attore, farò anche, spero, prima o poi, un compito scritto come regista cinematografico. Un ringraziamento speciale al caro Massimo Daporto che ci ha raccontato in esclusiva la sua ascesa professionale. Il protagonista della prossima puntata sarete voi a deciderlo, inviando un'email all'indirizzo che trovate in sovraimpressione, personaggi@mediatime.net. Antonella vi saluta e vi ringrazia per l'attenzione. Un bacione, ciao!